Buongiorno, posso chiedervi dove festeggerete il Capodanno? Avete già deciso, programmato tutto? Sinceramente non ancora, probabilmente mi autoinviterò all'ultimo a cena da qualche amica o qualche amico, però secondo me il Capodanno è così, una giornata come un'altra, non ho grosse mire, insomma, in compagnia con chi, con le persone a cui vuoi bene. Lei signora invece ha già in programma qualcosa? Sì, io sono invitata a un matrimonio, quindi questa piacevole possibilità di passare l'ultimo dell'anno con delle persone care a festeggiare un bel evento. Benissimo. E lei invece? In casa, in famiglia. Che cosa preparerà? Una cenetta, diciamo, sul normale, niente di particolare, in casa comunque. Il 31 noi cosa mangiamo? Non lo sappiamo ancora. Mangiamo, non so, cosa fa? Il cotechino? Cosa prepara signora per il 31? Il cotechino più che altro, le lenticchie. E la lacrima di Moro d'Alba, il vino, che a noi ci piace mangiare bene e bere bene. Io esco con un'amica e vado su a Rosciano. Sarà in un ristorante o a casa di questa sua amica? No, in un centro anziani. Quindi vi divertirete in compagnia? Sì, spero. Casa, in famiglia. Sì, in famiglia, sì. Che cosa si preparerà da mangiare? Da noi poco, prosciutto, affettati, piadina. Sulla semplicità. Sì, assolutamente. Siamo in un albergo Marzoc, veniamo da Milano. Come mai avete deciso di trascorrere il Capodanno nella città? Abbiamo qui mio cognato ad Ancona, siamo venuti a trovare lei, siamo fermati a Marzoc e stiamo qui una settimana. E anche voi siete tutti insieme? Siamo tutti cognati noi. Nove matti. Vecchi e matti. Quasi tutti gli anni veniamo. E le signore cucineranno, immagino? No, in albergo, siamo in albergo. Quindi fanno loro? Fanno loro. Allora, la maggior parte si mangia, poi si balla, poi si fa casino, poi si va a dormire. Tutti i giorni sono buoni per star bene insieme, per coltivare la pace, pensieri positivi, sentimenti buoni. Per noi questo è un valore importante. Chi preparerà da mangiare? Io, lui e parte la mamma di un altro nostro amico. Le lenticchie saranno sulle vostre tavole? Penso proprio di no. No, tutto pesce. Che appunto state acquistando proprio in questo momento? Un po' l'abbiamo acquistato, un po' l'abbiamo pescato. Avete già programmato tutto? Azzurro. Pesce. Quindi rimarrete qua. Siete di Fano? Sì. Siete in compagnia di amici o di parenti? Di amici. A Venezia? Sì. Però... Siete di Fano? Sì, di Fano. Come mai avete deciso di scegliere un'altra città? Così, per cambiare. Anche perché ci sono 4 giorni in teoria di ferie, per cui se ne approfitta. Esatto, sì. A casa con mia moglie. Quindi in famiglia? In famiglia, io e lei soli, per la prima volta. Le lenticchie le mangerà come da tradizione? Certo, le lenticchie è una tradizione che non deve mancare. Grazie. Non per i soldi, perché fanno bene. E lei invece, signora, dove sarà? Spero di divertirmi qui al teatro. È a teatro? Quindi con i comici del San Costanzo Show? Spero di divertirmi, perché ci sono andata apposta, perché mi voglio divertire, voglio ridere, perché basta, tutto qua. Serve, ogni tanto serve anche avere un po' di spensieratezza. Sì. Che cosa preparerà? Ma stavamo parlando adesso, qualche antipasto e un po' di pesce, così, giusto per stare in compagnia soprattutto e per stare più sereni. Che cosa si augura per il 2016? Che le cose vadano meglio, sì, che abbiano un po' più fortuna i ragazzi, perché c'è poco per i ragazzi, e che sia un anno migliore, non lo so, quello che ci auguriamo un po' tutti veramente. Che cosa si augura per l'anno che verrà? Io sono solo proprio, non so cosa devo fare, se mi viene qualcuno io sono contento di festeggiare anche con qualcun altro, ma è fatica. Ti auguriamo noi buon anno. Allora. Allora grazie. Che cosa si augura per il 2016? Serenità, felicità, salute. Cose normalissime. Innanzitutto la salute, come dicono, no? E poi per il resto, se c'è qualcosa in più, tutto ben venga. Che ben venga.